campo, en la casa. Todo el mundo a quitarse el top. Siamo pronti lì per entrare, proprio per assistere alla commedia. Zio Vania, lei già ha visto questa commedia oppure è la prima volta? Pitiamo per vederla, tra l'altro abbiamo Sergio Rubini, Michele Placido, è sicuramente un altro numero di attori straordinari. L'ho già vista, l'ho interpretata a teatro e sono felice di vederla al Teatro Bellini. Diciamo è una commedia che ha uno sfondo drammatico che diciamo, bisognerebbe pure venirla a vedere per capirla profondamente, perché è un po' difficile congelare e congedare Chekhov in due minuti. Lei preferisce, dato che è un personaggio televisivo, lei preferisce il set cinematografico oppure il palcoscenico, stare al teatro? Beh, diciamo che sono due emozioni totalmente diverse. Quella, il rapporto che si stabilisce in teatro col pubblico è immediato, è sanguigno, è passionale ed è anche quello più rischioso, quello senza rete, quello che ti fa capire subito se il pubblico ti sta accettando, se l'hai catturato o meno. C'è più asetticità sul set cinematografico, questo non significa che non si possa raccontare un'emozione e regalarla al pubblico attraverso il nostro lavoro. Sicuramente tra le due cose io preferisco il teatro, perché grazie al teatro sono arrivato in televisione, quindi per me il percorso è stato inverso e quindi lo consiglio. Cosa bisogna avere per diventare un buon attore, indipendentemente dal teatro o dal set cinematografico? I miei maestri dicevano la salute, la salute, la salute. Io aggiungerei anche, senza togliere nulla ai miei maestri, mi hanno insegnato tantissimo, avere una grande passione, una grande costanza. Non credo di aver mai conosciuto grandi professionisti in qualsiasi settore lavorativo che non si siano impegnati fino in fondo per ottenere un risultato. Quello che la televisione di oggi e la cultura e la moda di oggi sta promulgando a tutte le nuove generazioni è che è facile fare qualsiasi cosa e la possono fare tutti. Non è così. Se non ci si impegna non si raggiungono gli obiettivi. Riccardo Polizzi, quali saranno i prossimi progetti lavorativi? Sicuramente fare teatro, riprendere uno spettacolo che ho molto caro, tra l'altro che ho avuto il piacere di provare qui al ridotto del Teatro Bellini e che abbiamo fatto al ridotto del Mercadante l'anno scorso, si chiama Mortal Cabaret. Speriamo di riprendere questo e poi fare tanto tanto altro teatro, perché qualsiasi forma di esibizione pulita, civile, soprattutto è un'occasione per portare al pubblico la conoscenza di nuovi autori o di autori che non si conoscono a fondo, come un Anton Chekhov, che è un classico del teatro. Report Web, a go go, ciao! Francesco Paolo Antoni, anche lui qui questa sera presso il Teatro Bellini di Napoli. Esatto. È la prima volta che assiste, all'interno appunto alla visione di questa di quest'opera. Sì, sì. Giovanni. La conosco. Naturalmente l'ho studiata da studente attore, l'ho vista in una edizione tanto tempo fa con altri attori ed è un po' di tempo che non. Si rappresentava a teatro. Sono molto curioso di vederla rappresentata da questi due grossi attori che conosco entrambi, tra l'altro siamo amici, per cui sono molto curioso di vedere la loro edizione. Un pensiero su Michele Placido e Sergio Rubini. Sono due amici, due grossi attori che amo molto, soprattutto a cinema. A teatro li vedo poco, devo dire, per cui sono molto curioso di vederli insieme a teatro con la regia, tra l'altro, di comunque un altro di cinema, per cui sono tre molto cinematografici, quindi vederli a teatro è molto curioso e divertente. Preferisce il set cinematografico oppure il palcoscenico, il teatro? Guarda, sono cose completamente talmente diverse che è difficile dare. Io sono nato col teatro, per cui probabilmente mi sento assolutamente a mio agio a teatro, però ho amato tanto la televisione che mi ha dato tanto e amo molto il cinema, per cui sono tutte
ramificazioni del mestiere, per cui sono tutte molto divertenti, molto diverse tra di loro. Progetti? Nessuno. Sono a casa mia, tanto bello. Ciao, Report Verb. Peppe Zarbo, qui nel foyer del Teatro Bellini. È la prima volta che assiste a questa commedia Ziovania? Beh sì, diciamo che le opere di Placido no, ho già visto altre cose. Ziovania è la prima volta che lo vedo qui con Placido. Un pensiero, un commento su Placido, appunto appena citato, e Sergio Rubini. Ma Placido, che dire di Michele Placido, è un attore che a me piace moltissimo. Io ho avuto anche il piacere di lavorare con lui anni fa in un testo di Arthur Miller, facevamo Uno sguardo dal ponte, siamo stati in tournée ed è stato in quel periodo per me era un punto di riferimento importante, quindi sono contento oggi di rivederlo con Giovanni. Volto televisivo di Un posto al sole, preferisce il set cinematografico oppure recitare al teatro? Ecco. Sono due cose diverse e belle tutte e due, sono due linguaggi diversi, quindi quando c'è la possibilità di fare teatro mi diverte fare teatro e così anche la televisione. Peppe Zarbo, quali saranno i prossimi progetti? Ma intanto andiamo avanti con Un posto al sole, che comunque è un progetto impegnativo. E poi si vedrà, ecco, io vivo giorno per giorno, quindi preferisco pensare in questo modo. Marina Tagliaferri, è la prima volta che assiste alla visione di questa commedia Ziovania, giusto? Sì, parlando con Michele a Roma abbiamo detto, dico, guarda, vengo a Napoli, perché tanto faccio prima, sono spesso, più spesso a Napoli che a Roma, per cui sì, è la prima, sono molto curiosa di vedere questo Chekhov un po' pugliese. Preferisci appunto il set cinematografico oppure il palcoscenico, il teatro? Ecco. Guarda, sono sincera, essendo nata in teatro, e dove i miei primi 15 anni sono stati solo in tournée in teatro, in tutti i teatri d'Italia, casa per me ancora è il palcoscenico e credo che lo rimarrà, un po' come la prima casa della nostra vita, no? Poi lasciamo i genitori, cresciamo, però rimane sempre nel cuore la prima casa. E ti confesso che le prime volte, all'inizio di Un posto al sole, quando venivo a teatro mi veniva un po' di tachicardia, perché un po' di agitazione. E perciò a casa per me rimane il teatro, perché è la prima e grande forma di recitazione che esiste in assoluto, in assoluto. Progetti? Progetti, questa, abbiamo fatto adesso questo film di Un posto al sole coi fiocchi, che è andato, è stato proprio coi fiocchi perché è andato benissimo e abbiamo avuto un ottimo share, per cui siamo molto soddisfatti. E affronterò queste nuove storie che verranno davanti a me in questo nuovo anno e poi diciamo che affiancherò questo mio posto al sole con altre cose che sono anche, io amo molto fare delle letture e una la farò adesso il 7 febbraio a Roma al Teatro Vittoria, e in cui faccio un pezzo anche e faccio il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, perché amo molto fare le cose con l'orchestra oppure comunque con la musica. Di conseguenza che affiancherò per quello che posso fare con il tempo queste altre cose, naturalmente in teatro.